Primo Samuele, capitolo 17, iniziando dal verso 40. Penso che ci fermeremo al verso 51. E come sempre, diciamolo con tutto il cuore, a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza e con tutto il cuore. Cosa rispondiamo? Amen. Dio gradisce questo amen. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre lisce, le pose nella sacca da pastore, in un sacchetto che aveva poi con la sua fionda in mano, mosse contro il Filisteo. Anche il Filisteo avanzò, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il Filisteo guardava attentamente e, scorto Davide, lo disprezzò perché era soltanto un giovane, rossiccio e di bello aspetto. Il Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane che tu vieni contro di me con dei bastoni?» E il Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qui e io darò la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele». Allora tutta questa moltitudine saprà che l'Eterno non salva per mezzo di spada, né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed Egli vi darà nelle nostre mani. Quando il Filisteo si mosse e si fece avanti per andare incontro a Davide, anche Davide corse prontamente verso la linea di battaglia incontro al Filisteo, mise la mano nella sacca, ne trasse fuori una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, vinse il Filisteo e lo colpì e lo uccise, perché Davide non avesse alcuna spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, troncandogli con essa la testa. E fin qui, ci fermiamo qui con la lettura della parola. Beh, vi consiglio come sempre di leggere poi tutto il capitolo. Certo, al di là della narrazione di questa meravigliosa prova di fede nel Signore, perché in effetti qui si tratta di una prova di fede, un piccolo giovane, e andremo a descriverlo per tanti amici, anche se Davide è conosciuto anche da tante persone che non conoscono la Bibbia. Beh, lo conoscono meglio per qualche film, Davide e Betsabea e altre cose. Ma dobbiamo dire che questo forse è uno dei passi, veramente, dei passi più importanti, dove ci fa capire perché Davide fu praticamente citato da Dio con un'espressione che non è comune: l'uomo dal cuore di Dio. Che bello, fratelli? Vogliamo esserlo anche noi, uomini e anche le sorelle, donne dal cuore di Dio, vogliamo esserlo? Ebbene, sappiamo che questa la storia di Davide, figlio ultimo, possiamo dire, di una famiglia nutrita, pare avesse 8 figli, se non sbaglio. Il suo padre Isai, 3 di questi fratelli erano arruolati già nell'esercito con Saul. E la storia ci porta che erano in questo esercito, il papà gli disse: «Vai un pochettino, lascia un poco le pecore», perché il suo mestiere qual era? Siamo il pastore di pecore, il pecoraio diremmo, no? Ma questo giovane aveva qualcosa di bello, di speciale. Sapeva entrare in comunione con Dio. Credeva fermamente nell'Iddio
del popolo di Israele. E dobbiamo dire che il Dio del popolo di Israele è il Dio dei cristiani. Amen. Amen. Oggi conosciamo meglio il nostro Dio nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ma il Dio di Israele è il nostro stesso Dio, Dio Spirito e Verità. Questo Dio glorioso e meraviglioso che vogliamo adorare, amare in spirito e verità, come è stato detto, ma vogliamo essere ubbidienti alla sua parola. Questo giovane fu mandato, vi raccolgo io un poco, vi riassumo un pochino quello che è un po' tutto il passaggio biblico. Il padre lo mandò, gli diede anche ancora del materiale, degli alimenti, fra cui formaggi, farina, da portare a questi tre fratelli, e non solo loro, di portarli in dono ancora a questo esercito che stava languendo, perché questa lotta con i filistei, lo troviamo parecchie volte, è uno dei popoli, che popoli pagani che ha combattuto molte volte contro il popolo di Israele, ma questa volta si vantava di avere un qualche cosa che poteva veramente farlo vantare. Questo popolo aveva un campione, dice la scrittura, diremo un gigante, perché? Perché secondo la misura era qualcosa che andava di circa i 3 metri, un uomo di quella dimensione ancora oggi non è facile, è vero? Fino a 2,20 metri, 2,30 metri ci siamo ancora, perché la scrittura parla di cubiti e di palme, e su per giù, facendo i calcoli, non abbiamo preso la calcolatrice, però siamo intorno ai 3 metri. Non solo, se voi leggete le pagine precedenti, quest'uomo aveva una forza incredibile, portava un'armatura pesantissima, non sto a dirvi quanto pesava, perché dovremmo tradurre tutte queste misure in misure attuali. Era poi, aveva con sé, aveva delle armi, come avete sentito, aveva il giavellotto, aveva una spada, era armato di tutto punto, e ogni giorno si presentava davanti al popolo di Israele e li provocava e li offendeva, ma soprattutto offendeva l'Iddio di Israele. In che maniera? Lo diceva in maniera molto chiara, perché lui confidava nei suoi dei, negli idoli in cui lui credeva. Lui faceva capo sopra la sua forza, questa forza particolare, e ogni giorno andava a insultarli, andava a provocarli, e diceva a questo popolo, diceva: facciamolo così, se io venite uno di voi, combattiamo insieme, se vince uno di voi che mi ammazza, i filistei saranno vostri servi, se invece io ammazzo qualcuno di voi, voi sarete i servi dei filistei. Ma nessuno aveva il coraggio di affrontarlo, cominciando al re Saul. Questo incuteva un terrore tremendo, e la sua figura era una figura veramente, dobbiamo immaginare, una figura particolarmente, diciamo, negativa. Nessuno aveva il coraggio, nessuno si voleva presentare. E nell'occasione che il giovane pastorello di Israele, quanto l'amiamo Davide, anche se sappiamo che è stato anche un uomo particolarmente sensuale, ne ha combinate anche di tante nella sua vita, però è sempre rimasto l'uomo dal cuore di Dio. Perché? Per la sua semplicità, per la sua sincerità. E questo ci insegna, e ci deve continuare a insegnare, che Dio non guarda le apparenze, che anche se abbiamo tante debolezze, ma Dio guarda soprattutto la sincerità del cuore di ognuno di noi. Alleluia! No, con Dio non si può bluffare, Dio conosce, ci conosce profondamente, intimamente. E andando a fare questo lavoro, poi consegnò tutte queste, diciamo, questi alimenti al colui che era appunto la persona adatta che poteva raccogliere queste cose, e incontrò uno dei fratelli. Vedete, anche i fratelli e fratelli, il mondo non è mai cambiato. Se i fratelli non sono doppio fratelli, pure non funzionano bene. Mi state comprendendo? Perché la carnalità, tante volte anche fratello, carne e carne, sangue e sangue, pur tante volte c'è una malvagità, una cattiveria. Quando questo fratello vide l'altro fratello, vide Davide, che sei venuto a fare qua? Per quale ragione sei venuto? E mostrò la sua malvagità. Cominciò ad accusarlo che lui era venuto per vederli combattere, per chissà che cosa. E questo dispiacque il giovane Davide.
Avete sentito? Era rossiccio, un bel ragazzo. Ce lo immaginiamo, nemmeno tanto alto doveva essere. Saulo era alto. Saulo, beh, non poteva competere con l'altezza, ovviamente, del gigante Golia, vero? Però era un uomo di alta statura nel popolo di Israele, era stato scelto proprio per questo in un certo senso, perché aveva anche lui un bell'aspetto fisico, aveva anche una personalità abbastanza evidente. E quando sentì la voce del Filisteo che offendeva il popolo e offendeva Dio, e vedeva che tutti scappavano davanti a lui, nessuno voleva affrontarlo, e questo ogni giorno faceva più e più il gradasso, ogni giorno interveniva in questo umiliante monologo, perché nessuno poi lo rispondeva, avevano paura, scappavano. Era sicuramente un aspetto terrificante, l'abbiamo detto e lo confermiamo. Allora il piccolo Davide, rispetto a tutti gli altri, si offrì e si offrì. Si fece portare da Saul e disse: voglio affrontare io il gigante Golia. Immaginate lo stupore di vedere un ragazzo, era giovane, non aveva esperienza di armi, tant'è vero che Saul non sapeva nemmeno chi era, lo seppe soltanto dopo che successe quello che successe, non sapeva neanche che era un pastore di pecore, non sapeva a chi apparteneva, non sapeva, alla fine si deve informare. Vedo questo ragazzo, dice, non c'era nessuno che si faceva avanti, assolutamente. E dice, però adesso ti mettiamo un'armatura come si conviene, adesso ti rivestiamo di questa armatura e tu affronterai il gigante Goliat. Gli misero l'armatura. Questo ragazzo disse, ma che devo fare con questa armatura? Non mi posso nemmeno muovere. Questa è così pesante. Dice, lasciate fare come credo io. Dice, toglietemi tutta questa roba di dosso. Andò nel fiume, aveva la sua sacca di pecoraio, di pastore di pecore. Andò nel fiume e si scelse 5 pietre. Che bel numero. Sappiamo che questo numero biblicamente rappresenta la potenza, vero? Scelse 5 pietre ben appuntite. Aveva scelte, era un esperto in questa, perché lui aveva già detto a Saulo che lui aveva avuto a che fare con leoni e con altri animali, l'aveva uccisi, nonostante non fosse un gigante lui. E allora prese queste 5 pietre, se le mise nella sacca e aveva la sua fionda, la vecchia diodatica, la frondola. Sono legato sempre alle vecchie edizioni, alla più vecchia edizione della Bibbia in lingua italiana, la vecchia Diodati, la frondola. E naturalmente non era un elastico, era fatto in una certa maniera un po' diversa come la intendiamo oggi. Mise tutto nella sua tasca e andò incontro a questo gigante. E il gigante, quando lo vide, dice: ma che cosa può fare? Guarda un po', tu vieni contro a me, ma e anche aveva un bastone in mano, ma certamente non intendeva usarlo, o forse lo voleva usare, non lo sappiamo. Portava anche il bastone, ma che frone, un cane? Io penso che lui ha risposto: tu sei peggio di un cane. Vieni con il bastone in mano e dice: io vengo contro di te nel nome di quel Dio dell'Eterno che io credo e che mi darà vittoria. Venne, aveva una fede stabile, aveva una fede certa, una fede sicura. Differentemente avrebbe fatto come gli altri, sarebbe scappato di qua e di là, non si sarebbe proprio offerto. E nel momento stesso che andarono uno contro l'altro, mi sembra di vederli, no? il gigante che fa i passoni per andare incontro, il giovane Golia e il giovane Davide va contro Golia, corrono tutti e due, E in quel momento questo giovane, nel nome del Signore, prende una pietra, una su 5. Non servirono tutte e 5. Una sola. Prese la sua fionda e tirò la pietra. E guardate caso, quella pietra andò precisa sulla fronte del gigante, alla sua altitudine, ai suoi 3 metri. Forse è qualche cosa, e si conficcò al centro della sua fronte ed egli precipitò a terra con la faccia per terra.
Il giovane non perse tempo, non aveva spada, andò, prese la spada stessa di Golia e gli tagliò la testa. E il popolo di Israele glorificò il Signore. Ma ditemi, se non ci fosse stato Davide, ma soprattutto se non ci fosse stata la fede di Davide, cosa ne sarebbe stato di quel popolo anche in quel frangente? Beh, questo è un insegnamento che ci fa capire che quando Dio apre nessuno chiude, che fa capire che il diavolo è potente, ma Dio è l'onnipotente. E nel nome del Signore ogni cosa è possibile. Credo che questo passo voglia rimuovere in noi quel dono che Dio ci ha messo già nel cuore, quella fede certa, sincera, quella fede che viene dalla parola di Dio, quella fede che smuove le montagne. Questa fede il Signore vuole ancora che sia manifestato fra i suoi figli, fra coloro che non dicono Signore, Signore, ma quelli che adorano il Signore, quelli che vogliono fare appieno la volontà di Dio. Amen. E c'è tanta confusione, tanta religiosità, tanti riti, tante cose. Parlate con tutti, io ho fede. Lo ripeto, la fede viene dall'udito. Continuate. L'udito viene dalla parola di Dio. E noi vogliamo camminare di fede in fede. Ma non abbiamo solo l'esempio di Davide. Ci sono stati tanti uomini di Dio che hanno fatto cose impossibili, cose che noi chiamiamo miracoli, potenti operazioni, già nell'Antico Testamento, ma poi continua anche nel Nuovo Testamento. Non posso farvi una carrellata di tutti gli esempi, che ne sono anche troppi, gloria al nome del Signore. Ma hanno avuto in comune una cosa, hanno avuto una vera fede in Dio. Vogliamo... Qualcuno lo possiamo citare. Vediamo Mosè col suo bastone davanti al Mar Rosso. Forse questo è anche un esempio molto comune. Vediamo che al comando del Signore lui toccò col suo bastone le acque del Mar Rosso e le acque si aprirono. Ma il popolo non solo vide il miracolo delle acque che si aprivano, ma passarono sull'asciutto. Ditemi, è un fondale marino, è bagnato, è umido, è melmoso, sì o no? Passarono sull'asciutto. Io ho sempre pensato a questo miracolo, il Signore ha soffiato un poco sul Mar Rosso. Ha fatto un piccolo soffio. E nel soffio ha separato le acque e ha asciugato il percorso. È una spiegazione umana. Ma forse non è proprio così, ma umanamente non vedrei un'altra condizione, ma la cosa è certa. Lo stesso Mosè che prese il bastone e toccò le acque, secondo voi, era animato da una fede vera o no? Aveva già tutti i piagnistei e tutte le lamentele di tante persone. Si parla che fossero più di 2 milioni gli ebrei che fuoriuscirono dal paese di Egitto. Pensate, una popolazione di quel genere, che poi avevano già visto la gloria di Dio, e come l'avevano vista? I malati non c'erano. Tutte le malattie erano scomparse. Erano riusciti a portarsi anche i beni del popolo egiziano. Oro, argento, altre cose. Chi aveva fatto tutto questo? L'ha fatto Dio. Ma l'ha fatto soprattutto perché ha visto e ha messo un uomo che aveva veramente la fede in Lui. E allora tante volte noi pensiamo il gigante Golia. Il gigante Golia è sempre un esempio di quello che può essere Satana, vero? Diciamo che Satana è più potente del gigante Golia. È una figura. E noi siamo tenuti a prendere la pietra e quella pietra che è stata messa a capo del cantone. Perché oggi possiamo fare qualcosa di più anche di Davide in campo spirituale. Possiamo fare molto di più. Perché sappiamo che nel nome di Gesù possiamo ogni cosa. E in Marco, ultimo capitolo, c'è scritto: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto
e la prima cosa, cacceranno i demoni nel mio nome. Ora, molti non credono ai demoni. Parliamo con tante persone oggi. Mi sembra che questo sia la fantasia di tanti anni fa. Queste sono le cose che non esistono. Non esistono. L'ho sempre detto che Satana, dice, meno male che non ci credono. Così posso muovermi meglio. Meno male. Ma noi sappiamo che il nostro combattimento non è contro né carne, contro sangue. I nostri nemici non sono il prossimo. Se parte del prossimo è animata in maniera negativa, è perché è strumentalizzata, perché segue delle direttive di qualcuno che loro non credono, però si fanno adoperare per quello. Perché non credendo non credono nemmeno in Dio. Se dicono anche di credere in Dio, in realtà manca veramente quella fede per credere in Dio. Tanti mettono proprio in discussione l'esistenza di Dio. Tanti altri vogliono parlare in maniera filosofica, vogliono parlare in maniera culturale. Ma sappiamo una cosa, che Gesù ha detto la cosa più precisa. Dio non si rivela a chi ci vuole arrivare per la propria cultura, a chi ci vuole arrivare con i propri pensieri, a chi ci vuole arrivare con la propria filosofia. Voi vi ricorderete il passaggio biblico che in questo momento rammemoro anch'io, quando Gesù esclamò guardando in cielo, lo esclamava anche per noi, io ti rendo lode e onore, o Padre, perché tu tutte queste cose le hai nascoste ai savi, agli intendenti o intelligenti, e l'hai donato ai piccoli fanciulli. Davide era un piccolo fanciullo, sì o no? Sì, poco più. Era un giovane, un giovanotto, di bello aspetto. La minaccia di quel Golia era, io farò in modo che la tua carne sarà mangiata dagli uccelli e dalle fiere della campagna. E lui invece rispose, e non parlando soltanto di lui, io farò in modo che con la tua morte tutti i filistei, la carne dei filistei sarà mangiata dagli uccelli e dalle fiere della campagna. E così avvenne poi, perché in realtà poi il popolo si riprese quando vide che il gigante era caduto, e allora che cosa successe? E tutti quanti presero forza, coraggio. Quanto è importante che ci siano esempi di fede vera nella Chiesa di Gesù Cristo del terzo millennio. Quanti dicono io credo, non bisogna dirlo io credo, bisogna dimostrarlo. Le parole sono facili a pronunciare, proprio nei momenti più difficili, nei momenti in cui sembra che questo Dio sia lontano da noi, certi momenti di buio, intenso buio, dove sembra che tutte le avversità, tutte le fatalità si accomunano contro di noi, momenti in cui sembra veramente che non abbiamo scelte, non abbiamo uscite. È proprio lì che il Signore interviene, perché la gloria appartiene a Lui. No, non si confonde con gli uomini, non si confonderà mai con gli uomini. Sì, egli dice, se tardo aspettami. Ma la sua non è tardanza, la sua è semplicemente perché lui non può donare la sua gloria, lui ha dato tutto per noi, tutto per l'umanità, ma non la sua gloria. La gloria appartiene a Dio, non possono prendere la gloria esseri umani. E noi vogliamo, e diciamo sempre, a Dio sia la gloria, vero? Vogliamo dare gloria a Dio con tutto il cuore? Gloria al nome del Signore. Questo passaggio, vi ripeto, lo vedo come uno stimolo, un messaggio che possa farci capire che questo Dio è lo stesso Dio di ieri, di oggi e di sempre. Anzi, con la venuta di Gesù, con quello che è stata l'espiazione sulla croce, la sua risurrezione, egli ci ha dato una possibilità che prima non c'era. Oggi tutti possiamo avere comunione con Dio, sì o no? Tutti possiamo entrare in comunione, possiamo ricevere da Dio, sì o no? Amen. La Chiesa è la sposa mistica di Cristo. E per Chiesa noi non intendiamo il clero, intendiamo quella che è la parte dei servitori, quella che è la parte del popolo. Il corpo di Cristo è la Chiesa. E la vita della Chiesa
quella di Dio si manifesta proprio con la fede, perché la fede è sussistenza di cose che si sperano e non si vedono. Se noi vedessimo e toccassimo ogni cosa, non potrebbe chiamarsi fede. Molti dicono fede anche in questi casi, ma non è fede. Vede, se io vedo già quello che mi serve, lo vedo, me lo volevo soltanto andare a prendere, scusatemi, dov'è questa mia fede? Ma questa fede viene proprio dalla presenza del Signore nella nostra vita. E allora è necessario armarci di queste pietre, che ne dite? Ma noi non siamo delle pietre? Non siamo già noi delle pietre? Di che cosa è fatto l'edificio spirituale descritto nella parola di Dio nel Nuovo Testamento? È fatto di pietre sopra pietre. Amen. E questa sulla base, sul fondamento di Gesù Cristo il Signore e sulla fede degli apostoli nei secoli, questo edificio sta crescendo, crescendo, crescendo. E non è la Torre di Babele. Perché al di là della Torre di Babele, questo edificio sta crescendo e arriva fino in cielo. E un giorno saremo insieme col Signore per l'eternità. Consoliamoci con queste parole. Ma c'è un risvolto ancora. Sì, forse profeticamente dovremmo riguardare un pochino a quelle che sono le profezie bibliche, quelle che sono scritte nella parola di Dio, vero? Quello che riguardano i tempi della fine, quelli che riguardano i tempi che stiamo vivendo. E noi stiamo vivendo dei tempi che noi consideriamo gli ultimi giorni degli ultimi tempi, perché dobbiamo dire anche questo, che gli ultimi tempi sono iniziati già con la risurrezione di Cristo, con la morte in croce di Cristo, ma in base alle profezie, soprattutto cominciando dalla profezia che Gesù stesso ha dato, Gesù, quello del sermone sul monte, noi stiamo vedendo che quelle cose che ci sono state dette oggi sono già avverate tutte quante. Guerre? Ci sono guerre? Ci sono state e continuano ad essere. Ogni giorno bagni di sangue. Ogni giorno ci siamo abituati. In Iraq 100 morti, 200 morti, esplosa la bomba, è uscito. È un bagno di sangue. La terra sta riempendosi, sta intuppandosi di tanto sangue poi innocente. Perché poi alla fine la malvagità la si prende con quello che non c'entrano per niente. Non sono combattimenti a carattere di eserciti, sono combattimenti contro la popolazione civile. E stiamo vedendo guerre, rumori di guerre, pestilenze. Ieri sera casualmente sentivo qualcosa mentre mia moglie seguiva di tutti gli alimenti che stiamo mangiando. Quante falsificazioni. Ricordavo il metanolo, non perché bevo vino, ma mi ricordo che morì qualcuno che conoscevo. Il famoso scandalo del metanolo. E poi abbiamo avuto la mucca pazza. Poi i polli. E poi questo. E poi quello. E poi quell'altro. Signore, guardaci. Amen. C'è proprio a dire guardaci. Compriamo le cose, andiamo a comprarle, pensiamo di portarci a casa il benessere, pensiamo di portarci a casa gli alimenti che sono alimenti necessari, andate a vedere, poi magari sono adulterati, la finanza, i carabinieri vanno a vedere, ma quanti ne hanno visto fino ad oggi e quanto ne potranno vedere in futuro? Siamo veramente nel caos più completo, c'è una malvagità, per vile guadagno non conta la vita e la salute della gente. Vedete che cancro, tumori escono fuori improvvisamente. E quali sono le cause? Le cause sono cominciando da quello che uno si ciba e poi abbiamo anche nell'aria. Nell'aria abbiamo tante pestilenze. Le pestilenze non è più una novità. Ogni anno c'è una influenza diversa. E una volta la chiamano in una maniera, e una volta la chiamano in un'altra maniera, e in un'altra poi arriva più tardi, poi arriva più presto, poi ci facciamo anche qualche prevenzione, poi magari la prendiamo lo stesso, questa influenza. Se rimaniamo sotto l'influenza dello Spirito Santo di Dio, abbiamo fiducia nel nostro Dio, perché il Dio della nostra Chiesa, della nostra fede, è il Dio di Israele. Che belle parole, il Davide. Io vengo contro di te nel nome dell'Iddio degli eserciti. Gloria al Signore. E c'è vittoria. C'è vittoria? C'è vittoria nel nome? Non ho sentito tutti quanti voi. C'è vittoria nel nome? E vogliamo essere più che vincitori in Cristo. Amen.
e ribadisco, non è che noi dobbiamo combattere contro le persone, avremo tante difficoltà, le abbiamo avute nel passato, le abbiamo nel presente, ne avremo ancora nel futuro, ma rimaniamo stabili sulla nostra fede, perché la fede è preziosa davanti al Signore e il Signore vuol trovare fede nei nostri cuori. E sappiamo che Gesù ritornerà. Ritornerà? Quanti non lo sanno questo? Quante persone non sanno questa dottrina che poi è biblica, che fa parte della profezia, che è un qualcosa che riguarda un po' l'Antico e soprattutto il Nuovo Testamento? Quanti non lo sanno che prima ancora che finirà ogni cosa Gesù ritornerà? E cosa farà? Cosa farà Gesù? Gesù lo incontreremo nell'aria, sarà lo Spirito Santo a rapire la Chiesa di Gesù Cristo. E qual è la Chiesa di Gesù Cristo? Nella Chiesa di Gesù Cristo ci sei anche tu? Ci sei anche tu? Ci sei anche tu? Ci sono anch'io. Ci siamo anche noi. Qual è la vera Chiesa di Gesù Cristo? Quello che non dicono Signore, Signore, ma quelli che si sforzano a fare la volontà di Dio. E la volontà di Dio è scritta nella parola di Dio. Amen! Gloria al nome del Signore. Io credo che senza la fede scritta è impossibile piacere a Dio. Della fede posso esprimere soltanto qualche concetto perché la dottrina è abbastanza ampia. C'è una fede salvifica, c'è la fede che opera i miracoli. E posso citare qualche verso così, soltanto indicativo, vero? Solo Gesù salva. È giusto questo verso? Vogliamo dirlo forte? Solo Gesù salva. O meglio, poi c'è il verso che dice, il salvare appartiene al Signore. E tutti gli esseri umani hanno bisogno del Salvatore. E non c'è altro Salvatore, non c'è altro Redentore. L'unico Salvatore, l'unico Redentore è il nostro Gesù, il Signore, che non abbiamo nella croce, non abbiamo delle effigie, perché Gesù è vivente ed è presente per lo Spirito Santo. Amen. E questa è una delle realtà della fede. Questa fede viene da che cosa? Viene appunto dall'udire e l'udire dalla parola di Dio. Ma cosa sta aspettando la Chiesa? La manifestazione dei doni? Non ho capito. La manifestazione dei doni? Non sto afferrando? La manifestazione, forse è più chiaro dire, della potenza di Dio. È lì che è una fede che Dio dà come dono, il dono della fede che smuove le montagne. Se hai un po' di fede, quanto un granel di senape, puoi dire a quella montagna o a quel sicomoro, spostati di là e gettati nel mare. Se fosse necessario potremmo dirlo anche al Vesuvio. Potremmo dirlo? Beh, la fede è un dono di Dio. Come tutti i doni agiscono secondo il volere dello Spirito Santo, perché il Signore già l'ha messa nella sua Chiesa. Io credo che tutti i 9 doni dello Spirito Santo sono presenti nella Chiesa. Non sono utilizzati, molte volte non sono utilizzati, perché trovano un clima di opposizione, di dubbio. E noi italiani abbiamo questa triste prerogativa. Noi vediamo, andiamo all'estero, andiamo in Africa, andiamo nei paesi dell'est e vediamo che al messaggio dell'Evangelo e nella chiamata per quello che sono i doni, per quello che è la manifestazione della potenza di Dio, noi vediamo facilmente gente che guarisce all'istante. E nella nostra nazione sembra questo molto difficile, molto lontano. Non l'avessimo visto con i nostri occhi, potremmo dire forse ci siamo sbagliati, forse è un'infatuazione. Forse è un fatto psicologico, forse c'è del falso, ma questo è il guaio, che noi in ogni cosa vogliamo dire forse il falso, perché abbiamo una mentalità che ci porta sempre a dubitare di ogni cosa. Ma io credo che quelli che hanno fatto un'esperienza concreta, un'esperienza seria, un'esperienza con la parola di Dio, un'esperienza con Gesù Cristo, noi dobbiamo soltanto avere fede e credere, e come Davide prendiamo la pietra e lanciamola contro il nemico e noi vediamo la gloria di Dio. Vedremo la gloria di Dio. La vedremo la gloria di Dio. Amen. Perché Egli non è cambiato. La sua parola è stabile in perpetuo.
e gli dice: il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai. Vogliamo dare gloria a Dio per questo? Voglio esortarvi, fratelli miei, sorelle care, voglio esortarvi a vivere una vita secondo l'Evangelo. Non ci facciamo distrarre da tante cose. I troppi non fa niente hanno un po' danneggiato il corpo di Cristo, la Chiesa. I troppi non fa niente, le troppe cose che abbiamo accettato, i cambiamenti di costume, i cambiamenti di pensiero. Oggi ci troviamo in una nazione che si è definita da sempre la culla del cristianesimo. Ma quale culla è più del cristianesimo? Quale culla del cristianesimo? Io penso che il cristianesimo in Italia è uscito fuori dalla culla, ma non può uscire dal cuore di coloro che hanno fatto una reale e concreta esperienza spirituale. Perché c'è da distinguere quello che è la vera fede, quello che è il comportamento di cristiani nati di nuovo, da quelle che sono soltanto espressioni di bigottismo, espressioni di apparente religiosità. E voglio ricordarvi in questa occasione che il peggior spirito dell'inferno è lo spirito religioso. Perché? Perché lo spirito religioso ha tutta l'apparenza del bene. Ma d'altronde voi lo sapete, Satana come si presenta? Molti aspettano sempre di vedere Satana, se lo vedono, con la coda, gli orecchi a sventola e in altre maniere. Lui si presenta sotto forma di angelo di luce, ma non lo è. Tanto per intenderci, può essere una luce al neon, ma non il sole, non la luce del sole, che la luce del Signore, del sole è quella di Dio. Anzi, pensate che c'è scritto che un giorno non ci sarà nemmeno più il sole nel regno di Dio, non ci sarà il sole, perché Dio stesso illuminerà. Pensate quanto più luminoso è il creatore che il sole come creatura. Gloria al nome del Signore. Vogliamo dare gloria al Signore con tutto il cuore. Rimaniamo fermi nella parola di Dio. Affronteremo i problemi, affronteremo i pericoli, pregheremo per le autorità affinché il Signore dia loro discernimento. Purtroppo quando venga a sapere che proprio le autorità si confidano agli spiriti del male, oh fratelli miei, dove siamo andati a finire? Quando dei politici vanno a consultare i medium, quando i politici vanno a consultare le fattucchiere, mi dovete dire dove ci può essere la benedizione? Beh, consolate, la benedizione è in noi, che non consultiamo né le fattucchiere né i medium, noi consultiamo, noi abbiamo comunione con Dio, abbiate comunione con Dio, amen, una comunione spirituale, un'unione, un colloquio anche senza parole, che ci porta ad avere un contatto con Dio, che ci porta a parlare con Lui, a ricevere da Lui quello di cui noi abbiamo di bisogno. E qualunque cosa chiediamo al Padre nel nome di Gesù, come c'è scritto, Egli, mettete in pratica, esercitiamo la nostra fede sulle promesse del Signore. Credete alle promesse del Signore? Credete veramente? Mi arriva un cantico antico, io credo alle promesse che il Signore mi fa. È un bel cantico antico che parla di questo. Poi parlando di Davide, non dimentichiamo il suo spirito meraviglioso, quello di essere il cantore di Israele. I salmi, io amo Davide per il mio salmo preferito, che il Signore ha usato lui per scriverlo. Il salmo 23 lo possiamo ricordare in ogni momento e dovremmo ricordarlo nei momenti di difficoltà. Lo conoscete tutti il salmo 23? Lo conoscete tutti a memoria? È piccolino, vero? Ma è sostanzioso, come lo era il suo scrittore. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli l'ha dimostrato con l'azione, l'ha dimostrato affrontando il gigante Golia. Nulla mi mancherà, egli mi fa giacere, lo voglio dire alla vecchia maniera, in verdeggianti pascoli, egli mi guida lungo le acque chete per amore del suo nome. Quand'anche io camminassi, ditelo con fede, nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno. Cosa abbiamo detto? Riflettiamo quello che abbiamo detto. Quand'anche
io camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerò male alcuno. E perché? Perché siamo forti come Golia? Abbiamo la forza di Golia? Golia spirituale lo abbiamo sotto i piedi nel nome di Gesù. Perché tu, Signore, come? Perché tu, Signore, tu apparecchi la mensa in presenza dei miei nemici. Satana, spiriti del male, demoni di tutte le specie, io vi do potestà di poterli calpestare come serpenti e scorpioni. Io vi do l'autorità. L'abbiamo? Per fede. L'abbiamo per fede nella parola di Dio. L'abbiamo se facciamo la volontà di Dio. Amen. E l'esempio di Davide, di questo giovane, e poi che sarebbe diventato il secondo re di Israele, ma molto superiore al primo, nonostante, ripeto, tante debolezze, ho citato prima, aveva un difetto terribile. Fra i suoi difetti, si innamorava facilmente. Bene, fece una grossa, ma grossa, grossa. Beh, eravamo anche in altri tempi, ma quella la pagò. E il Signore gliela fece pagare perché lo castigò. Noi abbiamo saltato qualcosa del Salmo 23. La tua verga, la tua bacchetta, la tua verga sono quelli che mi consolano. Fece un errore più grosso che poteva fare. Per prendersi la moglie di un altro, mandò il marito in prima linea, sapendo che le possibilità di sopravvivenza sarebbero state quasi niente. Ma lo fece in maniera così sprovveduta che quando il profeta del Signore andò per richiamarlo e per comunicargli anche che ciò sarebbe stato grave davanti al cospetto di Dio, lui neanche capì. Quando il profeta ebbe a dirgli che c'era uno che aveva tante agnelle, tante pecorelle, che ne poteva prendere quando ne voleva, ma questo andò a prendersi proprio chi ne aveva soltanto una, lui immediatamente reagì: chi è costui? Merita! Quanto mi piace ricordare anche questo passaggio biblico, quando il dito del profeta disse: quell'uomo sei tu. Davide, peccatore e penitente, ma l'uomo dal cuore di Dio. Vogliamo essere, e concludo qua, vogliamo essere anche noi, uomini e donne, con Dio nel cuore, con Dio nel cuore, e col cuore, e col nostro cuore, per amore verso Dio. Vogliamo essere uomini e donne dal cuore di Dio. Amen. Vogliamo glorificare il Signore? Sforziamoci. Vedremo la gloria del Signore. Preghiamo per le autorità, preghiamo per il mondo intero che è una continua polveriera da tutte le parti. Tante notizie non vengono nemmeno portate tutte quante. Quello che sappiamo è sempre poco rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. Ma sappiamo anche una cosa: la nostra beata speranza è quella che ravviva il nostro cuore, la nostra fede, perché Gesù ritornerà. Maranata! Gesù viene. E Dio ci benedica. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo pregare per quelli che stanno fuori. Amen. Quelli che non sono in questo locale. Sappiamo che il Signore li raggiunge ovunque essi si trovano. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo chinare il capo, fratelli e sorelle. Intercediamo insieme. Gloria, gloria al Signore. Padre Santo, Padre d'amore, veniamo a te nel nome di Gesù. Padre, l'esempio di questo tuo servitore, di questo re, allora quel piccolo Davide che tu rendi potente, che attraverso una singola pietra colpisce il gigante Golia, Signore, noi sappiamo che ogni cosa è possibile chi crede in te.
Sappiamo che non ci sono ostacoli che noi non potremo superare. Se tu sei con noi, nessuno potrà resistere alla tua onnipotenza. E ti presentiamo in questo momento quanti ci hanno seguito da casa, magari da altri luoghi. Signore, benedicili, perché hanno ricevuto il messaggio della tua parola. Signore, mantienici fedeli a te e manifesta non solo la fede salvifica, manifesta ancora il dono di fede in ognuno di noi, perché insieme al dono di fede noi vedremo la tua potenza all'opera. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.
mia, anima mia, solo vivrò, io vivrò, la mia luce sei tu, sei tu, e ogni giorno canto per te.